Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi parliamo di locazioni, di affitti, o meglio, parliamo di come gli affitti possano condizionare, ovviamente, in maniera importante la redditività del nostro immobile all'estero. E vale anche per l'Italia, ovviamente, però nello specifico i nostri video, come ben sappiamo, sono dedicati agli investimenti immobiliari all'estero. Allora, più che parlare dell'andamento, perché poi ogni paese ha propria normativa e soprattutto proprio andamento, parliamo del fatto che spesso si sottovaluti questo aspetto nel prendere in esame la bontà, nel valutare appunto la bontà di un investimento immobiliare all'estero. Si è spesso focalizzati e concentrati sull'andamento dei valori d'acquisto, cioè il prezzo degli immobili, senza considerare invece l'andamento dei canoni di locazione. E tenete conto che esistono fior fior di studi, centri studi, di società che analizzano in maniera molto precisa, analitica, sana, corretta, anche questo mercato, che però spesso viene sottovalutato, come dicevo poc'anzi. Allora, dicevamo che si è quasi sempre concentrati sull'andamento dei valori di mercato, del prezzo di acquisto degli immobili. Allora, anche qui la premessa è doverosa. Sul futuro non v'è certezza, nessuno di noi ha sfera di cristallo e altresì non possiamo essere certi che l'andamento dei prezzi del valore e dei prezzi appunto nel passato sia certezza per ciò che accadrà nel futuro. Però, visto che l'unico punto fermo sia nel caso del prezzo d'acquisto che nel caso del prezzo di vendita, è importante tenerne conto. Allora, dicevamo, si è soliti concentrarci solo sui prezzi d'acquisto. Se il nostro obiettivo è quello di trarre redditività da locazione, è invece fondamentale valutare l'andamento dei canoni di locazione e, anche in questo caso, importantissimo tener conto della sovraofferta immobiliare. Esistono, dicevo, sempre fior fior di studi che mi analizzano l'andamento dei prezzi di locazione. Perché ci interessa da vicino? Sia che si vada a decidere di acquistare un immobile a redditività garantita, e allora in questo caso dopo i 3 anni, i 5 anni di redditività garantita, sempre che la stessa ovviamente venga pagata e le promesse mantenute, e avremo il problema, cioè il problema di dover immettere sul mercato il nostro immobile e affidarlo quindi alla locazione, al mercato libero delle locazioni. È un aspetto molto importante, perché se noi per 3 anni abbiamo la certezza di avere ritorni, che so, del 5, 7, 8, 10, promesse da capogiro, di redditività garantita, dopo 3 anni potremmo rischiare di trovarci con il cerino in mano, cioè di avere un immobile che invece sul mercato non si riesce a locare, o perlomeno lo si loca a prezzi talmente bassi che la redditività dell'immobile va sotto i piedi, scusate. Anche nel caso in cui invece è forse più sano si decida fin da subito di affidarci al mercato libero delle locazioni, è importante tener conto di questo fattore dell'andamento e della eventuale sovraofferta. Perché? Perché se oggi riesco ad affittare il mio immobile avendo redditività, che so, del 7%, se l'andamento del mercato delle locazioni mi dimostra che ogni anno i prezzi calano e le condizioni diventano sempre più favorevoli per i conduttori, per gli inquilini, cioè parlo di modalità di pagamento del canone di locazione, di tutele, di garanzie, eccetera, evidentemente potremmo trovarci ad avere un immobile che oggi ci rende il 6%, ma tra 2 anni, 3 anni, ci rende molto molto meno. E in tal caso ovviamente dovremmo rivedere al ribasso le nostre stime.
anche in questo caso io predico sempre e nei video precedenti, ma anche proprio il precedente nel quale parlavo di un investimento immobiliare molto importante ad opera di Leonardo Del Vecchio, accontentatevi di una rendita costante, magari più bassa, che poi in realtà non è più bassa ma è realistica, piuttosto che avere fin da subito redditività da capogiro che poi nel tempo non verranno mantenute. E quindi anche nel caso, dicevo, del mercato libero è importante capire l'andamento del prezzo, dei valori, delle locazioni per sperare di capire che redditività mi darà l'immobile negli anni a venire. Dicevo, e scusate se sono ridondante, esistono fior fior di studi, cioè non limitatevi alle promesse che noi venditori, consulenti, facciamo dipingendo il paese dove si consiglia di investire come la risoluzione di tutti i mali, la panacea, come dissi, come il paese del futuro, quello che mi garantirà vita, redditività da capogiro, ma andiamo invece ad analizzare i dati sulle locazioni. Perché ripeto, se il motivo del vostro acquisto immobiliare è proprio quello di avere redditività da affitto, non possiamo fare a meno di guardare questi dati. Dove li troviamo? Li troviamo online, spesso trattandosi di paesi, nel caso nostro, situati fuori dall'Italia, sono a firma di centri studi, appunto, piuttosto che agenzie strutturate, studi in inglese, in lingua straniera, però è tutto materiale che è facilmente trovabile online. Quindi non fidatevi delle promesse che magari noi che vogliamo vendervi quella casa vi facciamo. Tenete conto anche di questo. E oserei dire che forse è più facile prevedere, senza avere certezza sul futuro, visto che la sfera di cristallo ci manca a tutti, è più facile prevedere, basandosi sui dati passati, un andamento del prezzo futuro delle locazioni piuttosto che quello dei valori immobiliari, cioè del prezzo degli immobili stessi. Perché il prezzo delle locazioni, a mio avviso, segue andamenti più fluidi, meno bruschi, e quindi forse si può anche fare preventivamente per tempo qualche valutazione in più. Spesso i due valori camminano di pari passo, cioè scende il prezzo degli immobili e scende anche il prezzo delle locazioni. E per una ovvia risposta ad un incrocio di domanda e offerta. Però anche su questo teniamo conto che se i prezzi dei valori degli immobili continuano a scendere e conseguentemente scenderà anche il prezzo delle locazioni, ciò che io comprerò oggi a 10 e affitto a 1, e quindi ipoteticamente mi dà il 10%, se l'ho comprato oggi a 10 e l'anno prossimo lo affitterò non più a 1 ma a 0,8, avrò una redditività quindi dell'8%, non più del 10%. E, ripeto, mi direte voi, la sfera di cristallo non ce l'ho. No, però è importante comunque valutare di volta in volta questi valori. E forse ho chiacchierato a lungo senza entrare nel merito, ma siccome ogni paese ha propria storia e propria normativa, e sarebbe impossibile analizzarli tutti, oppure sarebbe importante fare un video per ogni singolo paese. Il motivo e la mia speranza nella condivisione di questo video è proprio, come accade anche con gli altri, di crearvi un motivo, uno spunto di pensiero, cioè un metodo di valutazione. È importante, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, di valutare a fondo, documentandovi in rete nelle ovviamente sedi e fonti opportune, perché il web dà voce a tutti, quindi andate a valutare studi a firma e redatti da autorevoli
enti per valutare il vostro investimento immobiliare all'estero. Quindi tenete ben conto, se il motivo del vostro investimento è la reddita da locazione, valutate, andate a vedervi cosa è successo ai fini dei valori dei canoni di locazione negli ultimi 5 anni in quel determinato paese. Vi riporterò comunque qualche esempio nei commenti a questo video, qualche link che potrete consultare proprio per entrare nell'ottica e adottare un metodo che sia maturo e tutelante per i vostri investimenti. Anche per oggi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a condividere questo video se lo ritenete interessante e vi aspetto lunedì prossimo. Ciao!